Sono passati 5 mesi da quel 18 gennaio, quando una valanga ha completamente spazzato via l'hotel Resort Rigopiano, provocando la morte di 29 persone. E ieri, 18 giugno, il Comitato Vittime di Rigopiano si è riunito sul luogo della tragedia in un momento di preghiera e per attuare delle ronde, così da denunciare con una documentazione fotografica chiunque si recherà sul luogo per un selfie dell'orrore, come avvenuto nei giorni scorsi. Cerchiamo di fare questa bonifica a mani nude, almeno per la prima fase. So che sarà un po' più costoso, ma è doveroso farlo. Le cose più preziose abbiamo perse il 18 di gennaio. Abbiamo i ricordi che sono rimasti là sotto, che potrebbe essere l'indumento indossato la sera prima, la valigia, la catenina, qualunque esso sia che ricordi il nostro caro. Avendo saputo che i carabinieri avevano finito la sorveglianza H24, abbiamo detto: ma adesso chi si prende cura di questo posto? Chi si prende cura dei nostri ricordi? Abbiamo detto più volte, abbiamo chiesto più volte la possibilità di sorvegliarla H24, al che la cosa è stata impossibile, non per i motivi. Abbiamo deciso con un comunicato di farlo noi. E adesso, facendo questa ronda fatta di turnazioni di famiglie, possiamo soltanto verificare che se non siano state infrazioni per entrare all'interno. Sceglieremo delle postazioni dove poter star fissi. Il sabato e la domenica saranno quei 2 giorni che avranno sicuramente più interesse i turisti del Maghreb, e quindi lì saremo più attenti. Nel pomeriggio, appena per gli 80 anni della costituzione del Comitato della Croce Rossa Italiana della città Vestina, c'è stata l'intitolazione della sede a Gabriele D'Angelo, cameriere dell'Hotel Rigopiano, anch'esso vittima della valanga. Gabriele D'Angelo era una persona straordinaria, come poi fra l'altro erano tutti e 29 le vittime, ma Gabriele D'Angelo ha dimostrato la passione, la dedizione per un lavoro, quello di prestare soccorso alle persone. Lo faceva a titolo completamente gratuito, a tempo perso, diciamo, nel lobby, no? Mentre una persona, un ragazzo normale, va a giocare a calcetto, va, esce con la ragazza, va a bere una birra, lui faceva la turnazione in un'ambulanza. Vuol dire che c'aveva un grande cuore, e questo grande cuore noi lo vogliamo ricordare.